Continua anche a Calzolaro la serie di imbattibilità del Padule San Marco, capolista che alla voce sconfitte è ancora col segno zero. Andiamo a vedere le immagini di questo incontro, perché i padroni di casa, come da copione, sul proprio terreno mettono in difficoltà tutti, e si capisce subito, perché c'è subito una buona occasione per Grilli in piena area di rigore. La palla termina fuori, arriva però il vantaggio già al 14esimo, lo segna Pellegrino riprendendo un pallone vacante in area di rigore. 1-0 dunque per il Padule San Marco, che festeggia anche sotto al proprio presidente. La risposta ospite è direi quasi perentoria, perché dopo 15 minuti arriva la rete del pari. Prima però c'è questa bella parata del portiere Giunti su un colpo di testa. Rimessa laterale per il Padule San Marco, il particolare tecnico, questo è interessante per la squadra ospite. Il cross, il tiro bellissimo di prima intenzione da parte di Corazzi per l'1-1. Dunque festeggiamenti da parte della formazione ospite allenata da Giacomo Calzuola, e dunque c'è il 1-1. La risposta però ancora dei padroni di casa, bello il sinistro di prima intenzione da parte di Bruschi, la parata del portiere. Con le immagini andiamo alla fine del primo tempo, fischio arbitrale, finisce 1-1. La prima frazione sarà anche il risultato finale della gara. Nella ripresa, per la verità, non tante opportunità. Vediamo questa, il tiro con Giunti che si fa un po' quasi ipnotizzare, per fortuna sua il pallone se ne va sul fondo. Poi qui c'è un fallo di mano, viene espulso infatti proprio Corazzi, perché l'arbitro si accorge che voleva deviare probabilmente il pallone con la mano in rete. Secondo cartellino giallo per lui ed espulsione, vedremo tra poco. Eccolo qua il giocatore, proprio l'autore del pari, che viene espulso ed abbandona il campo. Nel finale, in superiorità numerica, ci prova il Calzolaro, però il Padule San Marco fa buon muro, il risultato non cambia, dunque 1-1 tra Calzolaro e Padule San Marco. Adesso la parola ai protagonisti, anche al presidente dei padroni di casa. Beh, sicuramente è stata una partita combattuta da ambedue le parti. Alla fine penso che il pareggio, anche per le occasioni avute, sia un risultato giusto. E l'abbiamo combattuta, l'abbiamo preparata bene noi come squadra Calzolaro, e altro da dire, insomma, continuiamo il nostro cammino a testa alta e lotteremo fino alla fine per ottenere un risultato importante. Ci tengo a dedicare il mio gol a una persona che purtroppo non può venire a vedere le partite, e appunto, ringraziando, se erano le immagini, volevo dedicarlo a lui. Buona serata a tutti, e oggi al Calzolaro è stata una bellissima partita, e il Padule è una bella squadra, in 21 partite non ha perso mai, e il pareggio è giusto, anche se noi si era rimareggiati, con l'infortunio di Berrettoni e del centravanti questa mattina che ha avuto il Covid. Comunque devo fare gli onori sia al Calzolaro che al Padule San Marco. Sapevamo che era una partita difficile, perché loro avevano vinto tutte le partite in casa, 9 su 9, quindi era difficile. Siamo partiti male, abbiamo preso subito dopo un quarto d'ora gol, ma già avevamo subito un paio di occasioni di situazioni non tanto chiare. Poi abbiamo reagito subito, abbiamo pareggiato quasi subito, il primo tempo si è chiuso e giocavamo meglio noi sempre nella metà campo avversaria. È ricominciato il secondo tempo sempre bene, sempre in maniera propositiva, poi l'espulsione ha condizionato tutto.